Berardino Fiorilli, Pescara mi piace, nasce oggi ufficialmente questa associazione civica della società civile, perché? Perché credo ci sia necessità di impegnarci tutti, innanzitutto per risollevare questa città che sta morendo. 10 anni indietro in un anno solo è quello che ha compiuto questa giunta. Poi per fare proposte concrete da proporre alla prossima giunta, perché questa ha dimostrato la sua incapacità, inadeguatezza, ma soprattutto perché Pescara ha tante potenzialità, tante persone di buona volontà le vogliamo mettere insieme per costruire una nuova progettualità. Lei si rivolge alla società civile, al mondo del lavoro, dell'impresa, ma anche a coloro che probabilmente sono un po' delusi anche dal centrodestra. Ma io credo che siano tantissimi delusi, dal centro-sinistra in primis, tantissimi elettori del centro-sinistra sono delusi di questa amministrazione, magari non lo dico pubblicamente ma lo dicono in mezzo alla strada ed è questa la fortuna che riesco a raccogliere il parere della gente comune. Tanti elettori del centro-destra vorrebbero un'opposizione più forte, oggi ho fatto anche un appello agli amici in consiglio comunale di lavorare per mandare a casa questa amministrazione. Quali sono gli obiettivi della sua associazione? Gli obiettivi sono costruire una progettualità da proporre alla prossima amministrazione, ma soprattutto nell'imminente fare critiche fortissime a questa amministrazione perché faccia l'unico atto concreto e utile che possa fare, cioè dare le proprie dimissioni.